Finalmente può ripartire l'articolata programmazione per i festeggiamenti dei 500 anni della morte di Raffaello nella sua città natale Urbino. Sindaco, dopo questo stop improvviso si parte con un primo appuntamento molto importante, questa mostra Baldassarre Castiglione. Sì, il 18 di luglio riparte la programmazione che avevamo fatto già in passato, riproponendo da subito la mostra, diciamo, più importante dell'anno su Baldassarre Castiglione, ma a questa susseguiranno tutta una serie di eventi che renderanno veramente viva la città, e quindi ripartiamo come città d'Urbino così per dare anche l'input alle città vicine, sotto il nome di Raffaello, in questo cinquecentenario che capita ogni 500 anni, quindi era importante, quest'anno per noi è un anno importantissimo, e quindi abbiamo avuto questo stop, però questo segnale dice chiaro che la città vuol ripartire, il paese vuol ripartire, quindi è un messaggio di speranza che comunque possiamo avere i visitatori che speravamo di avere, che avevamo la certezza di avere, e questo chiaramente ce l'auguriamo per tutto il nostro paese. Il progetto, a cura di Vittorio Sgarbi e Elisabetta Soletti, è promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello, dalla Regione Marche e dal Comune di Urbino. Le possibilità erano di fare una mostra su suo padre, e l'abbiamo fatta, che suo padre è pertinente a Urbino, attivo a Urbino, con molte opere del Montefeltro. Di fare una mostra su un altro pittore che era vicino a lui, gli era stato allievo e ha lavorato nel territorio con opere facilmente recuperabili nonostante gli ostacoli della sovrintendenza, che era Ferrero del Colle, che l'abbiamo fatta. Poi il vecchio direttore del Palazzo Ducale aveva fatto un accordo con due bravi studiosi, Agosti e Ginsburg, per fare una mostra interessante, su molto notevole, su Raffaello e i pittori suoi contemporanei come Timoteo Viti, anche questa sicuramente importante. Quindi Urbino ha dato molto. Dovendo chiudere con la mostra ufficiale nel 2020, mi è venuta questa idea che mi sembra giusta, che quello che Raffaello non ha voluto fare qui, ha fatto però scrivendo un capolavoro che è importante come un ciclo di affreschi di Raffaello, Baldassarre Castiglione con il cortegiano, cioè la storia, il senso, la politica, la civiltà, la cultura delle corti, e quindi il libro è fondamentale. Lui era grande personalità, a lui ha dedicato un bellissimo ritratto Raffaello, erano amicissimi, e allora ecco Baldassarre Castiglione. Sono mostre più complicate perché non c'è il richiamo del grande capolavoro, anche se gli oggetti sono meravigliosi, e entra in un percorso che, come dicevo, ha visto negli ultimi 10 anni lavorare intorno a queste personalità più che agli artisti, in particolare, come ho indicato, il grande Pietro Bembo, che è il primo che cambia, che dà il fondamento alla grammatica italiana, lo straordinario editore e tipografo Aldo Manuzio, il più grande giornalista e uomo di potere Pietro Aretino, e da ultimo appunto Baldassarre Castiglione. Professor Sgarbi, quali sono le opere più pregiate che si possono ammirare? Beh, una delle più belle opere italiane del 400, attribuita a Jacopo De Barbari, è il ritratto di Luca Pacioli, che è un'opera che c'è in tutti i libri di storia dell'arte e che ci presta, devo dire con grande generosità, Capodimonte. Quindi quell'opera da sola è il quadro. Poi, più che quadri o ritratti di lui o il mondo culturale che è legato all'editoria, ai libri, così come uno scrittore indica e produce, c'è tutto il mondo del collezionismo, di quelle che si chiamano Wunderkammer, cioè lui era un collezionista con marmi, bronzi, oggetti, medaglie, vetri, smalti, e noi abbiamo trovato una quantità molto ampia di oggetti bellissimi che sono lo spirito di un collezionista, un uomo colto, un uomo che ha una sensibilità antiquariale nel Cinquecento. Quindi la mostra sarà sicuramente sorprendente e piena di cose belle. Urbino è stata tra le città più attive, se non la più attiva, per quello che riguarda le celebrazioni raffaellesche. Nel tempo in cui il Comitato si è riunito, dal 2018,
per un anno e mezzo di attività, abbiamo fatto anche, discutendo col presidente Paolucci, che è uno studioso importante, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, abbiamo ottenuto il massimo e abbiamo anche dato il massimo. E quest'ultima mostra e le iniziative da qui alla fine dell'anno segnalano un Urbino protagonista con Raffaello, proprio mentre Roma si avvierà a chiudere la grande mostra che è stata fortunatamente prorogata. Quindi Urbino diventa capitale di Raffaello per 5 mesi, direi. Partendo un po' dai concetti che ha illustrato anche Vittorio poco fa, quindi ciò che Urbino rappresenta veramente, cioè tutte le cose che vengono fatte a Urbino nascono in questa città, quindi hanno un valore aggiunto. Da qui abbiamo pensato a un nuovo payoff, chiamiamolo logo, per riuscire a comunicare meglio all'esterno ciò che Urbino rappresenta. Quindi abbiamo scelto Urbino Cuore del Rinascimento per raccontare tutto questo, perché comunque il cuore è la centralità di un corpo, il cuore non comanda anche il cervello, però in chiave pop e in chiave anche passionale. Oltre a questo abbiamo pensato, per dare un filologico a tutti gli eventi che si sarebbero fatti, e in quest'anno abbiamo l'occasione proprio del 500° anniversario di Raffaello, un grande contenitore che è Rinascimenti, arte, bellezza, creatività a Urbino, un'espressione a tutte le forme artistiche. Quindi dal 18 di luglio con l'inaugurazione della mostra di Vittorio Sgarbi e della Soletti, si inaugurerà alla presenza, speriamo, del ministro Franceschini, la sera c'è lo spettacolo di Alessandro Preziosi sempre in collaborazione con Amat, il giorno dopo inaugurazione del percorso Raffaello Bambino, il sabato dopo il 25 vado a memoria le mostre impossibili, una mostra organizzata dalla Regione Marche con tutte le opere di Raffaello in chiave multimediale. Questa mostra è partita da novembre dall'aeroporto di Falconara a Ancona, poi ha cominciato a girare per l'Europa da Bruxelles a Parigi, poi il Covid ha bloccato tutto. Bene, in accordo con la Regione, che ringraziamo perché la Regione è stata in questi ultimi anni sempre presente, soprattutto in questo anno di Raffaello, sia dal punto di vista fattivo ma anche economico proprio, e quindi siamo ben lieti di ospitare questo. Poi avremo una serie di incontri e di produzioni proprio da parte del Comune di Urbino, penso a Mattias Martelli, a Davide Rondino e Vergassola, portiamo 2 giornate della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi che Urbino, l'8 e il 9 di agosto, l'8 con Tosca e il 9 con Valeria Golino, poi penso a un incontro tra Vittorio Sgarbi e Daverio il 22 di agosto, più tutte le iniziative legate giustamente alle associazioni, quindi penso a Urbino Teatro Urbano, a Urbino Play Jazz, alla festa del Duca dal 10 al 14 di agosto, e il tutto si chiude con la festa dell'Aquilone del 5-6 settembre. E poi vedremo, insomma, che cosa succederà col Covid, perché la nostra intenzione è quella di, intanto la mostra durerà fino al 1° di novembre, con l'obiettivo probabilmente di chiedere una proroga fino a fine anno, e poi cercheremo di capire se spalmare, come pensiamo, le celebrazioni anche a parte del 2000.